Buongiorno amici e bentornati ad una nuova lezione SIT con me, Gennaro, e il caro amico Tiramisù. Buongiorno a tutti, salve amici! Che allegria, Tiramisù, eh? Come mai? È successo qualcosa di bello questo fine settimana? Niente di particolare, oggi è una bella giornata e poi sta per arrivare il Natale. È proprio vero, eh? Il Natale mette allegria, ci vuole un po' d'aria di festa. Bene amici, prima di andare avanti vi ricordo che per te studente fino al 31 dicembre abbiamo una promozione molto importante. Puoi attivare il tuo diario premium SIT per 3 mesi ad un prezzo molto speciale. Scarica il PDF nella descrizione di questo video e mi raccomando, non perdere questa Sì, occasione. amici, è proprio una buona opportunità. Allora, che cosa facciamo oggi? Scopriamolo insieme. Oggi parliamo di preposizioni. Sicuramente conosciamo le preposizioni andare a e andare in. Le vogliamo rivedere con un'attività facile facile? Guardiamo e mettiamo in ordine le parti di queste due frasi. Proviamoci insieme. È facile, no? Tiramisù, ci sei? Come formiamo le due frasi? Allora, i signori rossi vanno in Cina, a Pechino. Claudia va a Vienna, in Austria. Perfetto. Ma attenzione, in queste due frasi, che verbo abbiamo? Che verbo usiamo? Il verbo andare. Esatto. Quindi diciamo andare a Pechino, andare a Vienna e andare in. Cina, in Austria. Andare a con le città e andare in con i paesi, le nazioni. Esatto, in italiano abbiamo anche un'altra preposizione che indica destinazione, cioè andare in un luogo. Qual è questa preposizione? Scopriamolo insieme in questo crucipuzzle. Il crucipuzzle è il gioco dove dobbiamo trovare delle parole o delle frasi in orizzontale, in verticale o in diagonale. Troviamo in questo crucipuzzle quattro frasi con questo nuovo verbo, la preposizione giusta, e la città o il paese, la nazione. Va bene? Ci siamo? Sì, sono proprio curioso di trovare queste frasi. Perfetto, bene, vediamo un po'. Allora amici, quali sono queste quattro frasi? Tiramisù, ci sei? Le vogliamo dire insieme? Partiamo per Catania, partono per l'Italia, partite per Amsterdam. Ho visto solo tre frasi, la quarta no. Rivediamo un po' insieme. Esatto, perfetto, bravo Tiramisù. Allora, amici, facciamo un po' di ordine con questa tabella.
Tutto chiaro? Non è difficile, no? No, per niente, tutto chiaro, grazie. Bene amici, anche per oggi è tutto. Mi raccomando, seguite gli appunti e le attività interattive sul sito per esercitarci insieme sulle preposizioni. Io e Tiramisù vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima lezione sit. Ciao amici e a presto su SIT. Attivate anche voi il diario Premium Studente, così ci esercitiamo insieme con le attività interattive. Bene, ciao e a presto.